Buon martedì e ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per analizzare il momento della formazione biancorossa, pareggio quello di 2 giorni fa contro Albino F2-2 che oramai conoscete tutti, ma ovviamente fare un po' una disamina del campionato che si sta aprendo per il Teramo in virtù di un trittico di partite contro, che saranno degli scontri diretti molto importanti, il primo domenica contro la Virtus Vecomp Verona in trasferta. Parleremo di questo, ma non solo, faremo un po' un'analisi delle partite. Stasera è una puntata particolare, mi perdonerete, io sto cercando di trattenermi, però è una puntata molto molto simpatica, perché innanzitutto presento i miei compagni di viaggio, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, ben ritrovato. Salve. E Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Noi avevamo detto la settimana scorsa che avremmo avuto l'ospite più grande e molti mi hanno detto, parlando gerarchicamente, ma viene il presidente Campitelli, viene, non lo so, il capitano, Ivan Speranza. No, niente di tutto questo. Ercole Cimini, che è grande. Che è un po' più grande. No, invece noi intendevamo proprio il più grande, prima uscita pubblica, accanto a me, la mascotte del Teramo, Saiettino, eccolo qua, e sarà al nostro fianco, ha vinto, eccolo qua, farà parte un po' del... Si è seduto anche lui? Sì, si è seduto anche lui, fa parte degli ospiti, poi ovviamente, vero, ci risponderei anche a qualche domanda, vero? Beh certo, beh, scusa. Perfetto, perfetto, parla anche, io pensavo che si esprimesse solo a gesti, invece no, invece parla anche, va anche bene. Anche un buon possesso palla. Anche un buon possesso di palla. Domenica. Vediamo un po' i numeri della giornata di campionato, poi ovviamente parleremo anche di come si è arrivati alla scelta del nome, parleremo anche di un premio che è a disposizione di tutti i tifosi del Teramo che hanno votato, che hanno partecipato alla scelta del nome. Innanzitutto, ti piace il nome? Sì. Sì, sì, gli piace, gli piace. Va bene, vediamo. Il sì è stato detto in teramano perfetto, eh? In teramano perfetto? Che la S scivola. Ah, ok, perfetto. Va bene, vediamo i numeri della giornata di campionato. Più che altro la classifica, Francesco. Volevo da te una indicazione su... perché ne abbiamo parlato domenica sera, durante l'Abruzzo del pallone, e abbiamo detto che sostanzialmente il pareggio con l'Albino Leffe, che per chi poteva sapere, per chi poteva pensare che fosse una partita semplice, non lo è stato affatto. Si sapeva. E probabilmente molti lo sapevano. Tiene comunque, innanzitutto, il Teramo a quota 14 punti, con 3 punti di vantaggio da Rimini, Giana e Gubbio. Ma soprattutto in una classifica molto, molto ristretta. A 6 punti dal primo posto. A 5 punti, con 5 punti di vantaggio sulla quintultima. Con 5 punti di vantaggio. Io per adesso continuo a guardare lì, sempre meglio. Assolutamente sì, però... È vero che poi sta a 3 punti dai playoff, però faccio fatica a dire ancora adesso a 3 punti dei playoff. Stiamo, considerando come stavamo un mese fa, prima dell'avvento di Maurizi e prima delle 3 vittorie di questo pareggio con l'Albino Leffe, che per quello che ho visto io e credo di aver visto bene, certamente superiore a molte altre squadre. Mi verrebbe da dire addirittura, per quello che si è visto nei 90 minuti, che però fanno storia fino a un certo punto, se vogliamo anche superiore alla, per il modo di giocare e di stare in campo, per la struttura fisica di molti giocatori, per l'aggressività della squadra, superiore per esempio alla Fermana. Potrebbe sembrare una bestemmia vista la posizione in classifica della Fermana, però noi abbiamo perso a Fermo ed è difficile
parlare in un modo diverso da quello che dice il risultato di Fermo, però non mi è sembrata una squadra, la Fermana, pur avendoci battuto abbastanza nettamente, tanto superiore a altre squadre. L'Albino Leffe si sapeva che era stata una squadra costruita per l'alta classifica, ha avuto vari problemi, io sono convinto che, spero di non sbagliare, la ritroveremo abbastanza presto, molto più in là comunque nel campionato, in posizioni completamente diverse, per come sta in campo, per la bravura dell'allenatore, per la bravura di molti giocatori e per la struttura fisica della squadra. Ho detto bene o male? Ha detto benissimo, come sempre. Assolutamente. Meno male. Però adesso, al di là di come sia la classifica adesso, oggettivamente un po', sii sincero, te l'aspettavi un Albino Leffe veramente che giocasse un secondo tempo così bene? No, soprattutto dopo che avevo visto il primo tempo. Esatto. In parte sì, visto l'organico, vista la qualità dei giocatori, il passato di molti giocatori. Tra l'altro gli mancava anche praticamente due giocatori, perché Giorgione a mezzo era stato recuperato, ecco, bravo. E mancava Sbaffo, che era ancora squalificato. Sbaffo, che in questa categoria ha sempre fatto bene. La partita poi si è rivelata ancora più difficile, ma lo si è visto anche nel primo tempo, perché sotto di un gol la partita l'ha fatta l'Albino Leffe. Meriti dell'Albino Leffe, demeriti se vogliamo anche del Teramo, e quindi tra i demeriti del Teramo in questa partita e anche nelle altre mi portano a dire che per adesso è meglio guardare i punti alle spalle e guardare i punti di vantaggio che abbiamo sulla quintultima in classifica. Più avanti, magari già dopo le prossime tre partite, perché è vero che non ci sono partite facili, però le prossime tre, anche se il Verona ultimamente qualche segnale di ripresa l'ha dato, però insomma potremmo anche avere problemi, perché tante volte i problemi, mi viene da dire, che ce li creiamo noi, non solo per la bravura dell'avversario. Poi abbiamo il Renate, Gianna Erminio e Renate, sì. E quindi sono due partite consecutive in casa. Quindi c'è l'opportunità di mettere fieno in cascina, di mettere di ancora più spazio tra noi e la quintultima. E contemporaneamente ti avvicini a posizioni più tranquille, più luminose. Una domanda invece molto molto tecnica, molto. Ci spieghi che cosa vuol dire, a me che per esempio nelle mie parti non si pronuncia così, che cosa vuol dire il nome della mascotte? Dalle tue parti sembra che... No, vabbè, dalle mie parti, ad Adri non si dice. Il nome è il peperoncino, che è una saiettino. Cosa... Esatto, in dialetto saiettino, il peperoncino è una cosa piccante che esalta la qualità di molte pietanze. Certo, se metti peperoncino nel brodo, c'è chi il peperoncino lo mette pure in mezzo all'insalata, però il peperoncino in determinate pietanze esalta la qualità di certi piatti, e quindi poi è una cosa piccante, viva. Poi se ci stanno altre spiegazioni, francamente poi il saiettino detto in italiano, ci sono delle espressioni che sono solo dialettare, un saiettino. Esatto, lo volevamo sentire così. Soltanto quello, che il peperoncino va bene, detto in dialetto il peperoncino potrebbe essere anche una cosa non bella, ma il saiettino, Esatto. Oh, peraltro abbiamo... Speriamo che adesso... Vediamo un po' di immagini di domenica. Indirettamente porta bene al Teramo, svegliando eccolo i qua. Giocatori in certi momenti, e quindi... diventa anche un Teramo più frizzante. Infatti ti vediamo in campo, poi anche nel palleggio, insomma. Ma come l'hai vista la squadra in campo? Come l'hai vista domenica prima della partita? Ho visto i ragazzi abbastanza cariche, con la voglia di vincere questa partita. Penso pure del Teramo, che è una squadra giovane, in crescita, che con un po' di disattenzione in meno potremmo stare un po' più avanti in classifica. Ecco, qua tra un po' arriva anche un palleggio, hai provato anche a palleggiare, insomma, cioè, volevi sì, entrare sì, anche in sì, ho cercato di recuperare la palla. Guarda qua, colpo di testa mancato, e poi Zec ti fa addirittura un tunnel, ma gli hai detto qualcosa?
No, l'ho visto. Ah, non l'hai visto. Va bene. Oh, io vi ricordo che devo ringraziare innanzitutto l'area comunicazione e marketing della Teramo Calcio, perché l'ideazione del costume è stata di Marco Volponi e Mauro Nepomuceno. La creazione poi, effettivamente, del costume è del laboratorio sartoriale Nadia Vampa, che si trova a via Trento e Trieste, proprio a Teramo. Oh, vi ricordo che per trovare il nome, la Teramo Calcio ha indetto una specie di sondaggio sulla pagina Facebook, molto simpatico. Hai votato? Francesco non ha votato, Ania sì, ha votato, e non solo Ania, anche Andrea Costantini ha votato. Anche Stefano Recanati. Anche Stefano Recanati, insomma, hanno votato anche dalla redazione. Avete sbagliato, perché poi non è stata la vostra scelta. Te che avevi votato, per esempio? Diavolello aveva votato. Sono stati 160 che hanno scelto il nome Saiettino, ovviamente sulla scorta, poi lo scrive uno, piace a qualcuno e scrivono tutti. Sulla scorta della Teramanità. Esatto. E tra gli oltre 160 partecipanti alla scelta del nome, che poi si è rivelato vincente, ci sarà un'estrazione adesso di un nominativo. Ah, ma Scott non sente caldo? Ma ti posso garantire che non fa così caldo qui dentro. Senti caldo? Un po' caldo. Non ti preoccupare, che finiamo presto. Tra gli oltre 160 che hanno votato, ci sarà un'estrazione e il vincitore, ci sarà la mascotte, ovviamente Saiettino, insieme al capitano Ivan Speranza, estrarranno un nominativo. Chi vincerà potrà vincere una maglia e un pantaloncino della prima squadra, quindi insomma è anche un bel premio, la maglia e il pantaloncino di quest'anno. Io pensavo che si vincesse il costume, se si vinceva il costume io partecipavo, però devo dire la verità, mi è scappata in quel momento, non ho fatto in tempo. Va bene, Ania, vengo da te, perché come hai visto nei messaggi, ovviamente adesso, aspettando magari che Saiettino entra in forma e ci vorrà un po' di tempo, gli attaccanti stanno continuando un po' a fare fatica. Alcuni dicono, ma perché non mettere, ecco qua, Francema, la coppia Bacio Terracino, Zecca può coesistere, Zecca mai titolare, perché gioca Piccioni, perché... Zecca titolare io me lo aspettavo già, ma anche domenica quando è entrato, hai visto subito un giocatore più vivace, più determinante, più vivace, sì, rispetto agli altri. Mi dà l'idea che uno che la porta la vede abbastanza. Poi il compagno in attacco di Zecca spetta all'allenatore. Certo, Zecca, Bacio Terracino significa forse avere entrambi gli attaccanti in un ruolo non congeniale alle caratteristiche, perché Bacio Terracino sarà un caso, ma da quando non gioca più sulla fascia, al di là del 4-3-3, 3-5-2, come vogliamo, non sta rendendo per quello che sappiamo che può rendere. Insomma, l'anno scorso l'abbiamo visto, io mi auguro che possa ripetere i 10 gol lo scorso anno, giusto? Che possa ripetere i 10 gol dello scorso anno, però è un sacrificato, e secondo me per le caratteristiche sarebbe un sacrificato anche Zecca, perché non è una punta. Insomma, per Bacio Terracino ci vuole un po' di peperoncino. Ma Bacio Terracino, secondo me il peperoncino, il Saiettino, tu andrebbe in italiano, è bruttissimo dire il Saiettino. Vabbè, però per rispetto parliamo in italiano e non in dialetto. Però è già già secondo me ce n'ha di suo di Saiettino Bacio Terracino, perché è frizzante, cerca il dribbling, è un giocatore bravo. Però ripeto, adesso sta giocando in una, guarda caso, gioca in una posizione non congeniale alle sue caratteristiche, e quindi non rende per come abbiamo visto che può rendere all'inizio della stagione, ma soprattutto tutta la stagione passata. Zecca da centravanti, sono d'accordo che può fare la differenza in avanti, però forse non da centravanti, perché dovrebbe avere caratteristiche diverse, quindi sono problemi dell'allenatore, che ti devo dire. Certo, mi viene da piangere pensando che il Piccioni che abbiamo visto fino adesso, l'anno scorso ha fatto 11 gol, se non sbaglio. Sì, 10 più uno ai playoff. Più uno ai playoff, nella sua stagione 11 gol che non sono pochi, quindi vuol dire che uno, il fiuto del gol, che la porta la vede. Qui adesso sta andando come sta andando, io auguro a Piccioni, per il bene del Teramo, oltre che per il bene suo, di
di fornire delle prestazioni decisamente migliori. Però adesso, in questo momento, secondo me non si può rinunciare a un giocatore come Zecca. Non è una critica all'allenatore, è una riflessione. L'allenatore poi ha tanta esperienza e bravura per poter decidere al meglio. Certo. Aia, vengo da te perché un po' sotto la lente di ingrandimento non positiva in queste ultime ore c'è proprio Gianmarco Piccioni. Però in questo momento che cosa andrebbe fatto? Andrebbe salvaguardato, nel senso cercare di recuperarlo facendolo giocare, oppure è arrivato secondo te il momento di dire ok, qualcosa bisogna cambiare? Non lo so, Si dice che quando un attaccante ancora non trova la via del gol e ancora non si sblocca, bisogna farlo giocare, scendere in campo e sperare che possa succedere. Insomma, anche la situazione un po' caotica in area, che lui trovi il pallone, trovi finalmente questo benedetto gol, che è ancora primo gol che ancora gli manca con la maglia del Teramo. Però probabilmente arrivati a questo punto sono passate tante partite in cui magari lui l'occasione poche. Di occasioni ne ha avute poche, per dir la verità, però ne ha avute e probabilmente adesso è il momento anche un po' di cambiare qualcosina. Io non sono totalmente d'accordo sul discorso di Zecca, perché cioè centravanti. Lo ha detto non solo su questo, ma anche sul farlo partire titolare. Alla fine l'unica prova che abbiamo avuto è stata la partita contro la San Benedettese e ha segnato una tripletta in Coppa Italia e ovviamente sotto gli occhi di tutti la prestazione che ha avuto, che ha fatto. Però per il resto a gare in corso in campionato non ha lasciato così tanto il segno come invece magari avrebbe potuto, come magari si parla bene di lui, di un giocatore comunque di prospettiva. È vero che, se è vero quello il discorso che stavo facendo prima, un attaccante bisogna farlo giocare. Però io lo vedo sempre più, lo vedo meglio utilizzabile a gare in corso al momento, per cambiare ritmo, si ricollega un po' al discorso che ho già fatto in precedenti occasioni, per cambiare ritmo alla partita, perché effettivamente un giocatore che ti possa cambiare ritmo, a parte Fratangelo che probabilmente in questo momento non è il miglior Fratangelo su cui può contare il Teramo, non ce l'hai. E quindi se devi provare a cambiare qualcosa, chi metti in campo? Questo ovviamente sarà una valutazione anche per il mercato di gennaio, quando ci saranno dei correttivi, secondo me non tanti, perché non è possibile ovviamente far man bassa di nuovi ingressi e tante uscite come è stato in passato, però alcuni correttivi da fare sicuramente ci saranno, sicuramente magari ci sarà qualcosa da fare per gli eventuali cambi in panchina. Però Zecca, ripeto, lo vedo ovviamente meglio, almeno per me, a gara in corso. Ovviamente, ribadisco, una prova in campionato dal primo minuto da titolare ancora gli manca. Probabilmente può essere anche domenica prossima a Verona, chi può dirlo. Però in questo momento forse credo che sia più il momento di Barbuti per quello che sta facendo vedere, anche solo per impegno. Perché il gol che ha trovato domenica scorsa è frutto dell'atteggiamento dell'attaccante, che comunque ha sempre messo in campo, anche se spesso poi non è stato accompagnato dai gol. In questo senso non è molto fortunato Barbuti, però è un gol trovato in tuffo, di petto, cioè ha voluto proprio andare sul pallone per cercare di metterlo oltre la linea di porta, ed è un istinto che probabilmente in questo momento manca un po' Piccioni, perché è un po' vittima di se stesso, del fatto che ancora non riesce a trovare gol, anche se fa, come dicono tutti, un gran lavoro sporco, come magari sta facendo anche Bacio Terracino. Però è chiaro che se gli attaccanti vivono di gol, in questo momento per lui non è un momento felice e positivo, perché il gol ancora non lo trova. Qualunque tipo di analisi, leggendo gli ultimi messaggi, qualunque tipo di analisi a me importa. Ci avevano scritto anche domenica sul fatto di De Grazia, che dicono si propone troppo spesso, poi Spighi e Proietti o Ranieri devono fare tanta fatica. Però è anche vero che De Grazia sta segnando. Prima ci lamentavamo delle mezzali che non si inserivano, adesso che si inseriscono, ben venga. Per quello io dico che qualunque tipo di riflessione si fa mi porta a pensare che evidentemente questa squadra, pur raggiungendo la salvezza che ci auguriamo tutti, è stata costruita
un tantinello male, perché per esempio per 3 mesi abbiamo aspettato l'arrivo di Fiordaliso e ci hanno detto che Fiordaliso è bravo e tutto, io non metto in dubbio questo, però era stato presentato come uno che nella primavera del Torino aveva sempre giocato da terzino sinistro. A me sembra che, per quello che abbiamo visto, a me sembra a tutti, anche a chi di calcio... Oddio, in realtà Fiordaliso, perdonami, altrimenti se no, Fiordaliso aveva giocato in una difesa a 3, sia a destra sia a sinistra. Sì, però in una difesa a 3, però mi sembra, cioè il ruolo che adesso tu lo vedi oggi in un centrocampo a 5, tu mi sembra, Fiordaliso dovresti vederlo al posto di Piacentini per poter dare una valutazione 100%. Poi rispondiamo anche sul diretto. A sinistra mi sembra ancora peggio questa riflessione, perché non mi sembra che abbia le caratteristiche per fare il terzo difensore, ossia difensore puro. Tecnicamente non è male, ma mi sembra che ha più il destro che il sinistro. I 3 centrocampisti sono tecnicamente bravi tutti e 3, uno meglio dell'altro, a cominciare da Proietti, che ha un senso della posizione a centrocampo e del gioco e dell'ordine notevoli. Non per questo l'anno scorso il Pescara lo aveva preso per farlo giocare dopo l'esaltante stagione con il Bassano, poi l'infortunio lo ha condizionato tutto l'anno. Però guarda, però... qua, questo è il gol del 2-2, il lancio di Proietti, guarda chi va ad attaccare la profondità e che dà il pallone a Zecca, è proprio Fiordaliso. Appunto, è più bravo in fase propositiva che in fase difensiva. Ed ecco, però, perché probabilmente non gioca nei 3 e gioca nei 5. Ma infatti secondo me non deve giocare nei 3, il problema è se è terzino, se è un sinistro naturale o è un destro sinistro o è più destro che sinistro. Questo non si riesce a capire. A me sembra come il telefilm mezzo destro mezzo sinistro. Ho capito, ma più andiamo avanti e più torniamo a quello che ho detto all'inizio di quest'ultimo intervento. Evidentemente la squadra è stata costruita male, perché se mi hanno preso Fiordaliso per fare il terzino sinistro, quando ha dimostrato fino adesso di rendergli di più a destra, dove già ce li avevo, perché tra l'altro ce l'avevo pure Vendola in un'ipotetica, anche se all'inizio la squadra era stata costruita per il 4-3, ma comunque lasciamo perdere gli schemi da un punto di vista numerico, e ha dimostrato di essere meglio a destra che a sinistra. Abbiamo 3 centrocampisti, stavo dicendo, uno più bravo dell'altro, tutti bravi, tutti e 3 tecnicamente, e dopo assiste al primo tempo con l'Albino Leffe. Siamo stati su 45 minuti, 35 minuti nella nostra metà campo, non facciamo un'azione, palla al piede, continui lanci, una volta si diceva palla lunga e pedalare, così come il contropiede, adesso il contropiede si chiama ripartenza, la palla lunga e pedalare si chiama lancio lungo, la sostanza però è la stessa, quindi c'è qualcosa che non, sotto questo aspetto non funziona, fermo restando che con i risultati ottenuti nell'ultimo mese dall'avvento di Maurizio stiamo benissimo, perché la media è di 2 punti, considerata pure la sconfitta di Fermo, di 2 punti a partita, con 2 punti a partita è grasso che cola, però ripeto, hai 3 centrocampisti, da che dipende che non giochiamo mai palla a terra, non c'è mai un fraseggio, non c'è mai un'azione costruita da un punto di vista tecnico e anche tattico con un minimo di ordine per poter provare a costruire un'azione, una palla gol più chiara e limpida per gli attaccanti. Dipende anche dal fatto che hai iniziato con il 4-3-3 e magari non eri proprio costruito ottimamente per il 4-3-3. Poi a un certo punto hai capito che forse era meglio difendere in un altro modo, perché comunque sei una squadra che ti devi salvare, quindi meglio coprirti un po' di più con il 3-5-2. Però alla fine alcune lacune. Ma i 3 restano. Centrocampisti sono sempre gli stessi, però. Sì, il problema è con il 3-5-2 i 3 hanno anche il sostegno e l'apporto dei 2 esterni, Vendola e Fiordaliso, o chi per loro. Oh, a proposito, perdonatemi, perché a proposito di Saiettino, ma chi ce ne ha veramente da vendere sono i componenti della panchina, perché tra, caro Saiettino, tra Maurizio e De Amicis, la mascotte è il più tranquillo, ma è vero? Che succede in panchina? Il mister come si è scatenato in panchina, vero? Sì o no? Un po'. Non può parlare di questa cosa, è vero, però effettivamente è vero, tra Maurizio e De Amicis quello fa parte dei segreti Ania, a proposito, stavi dicendo del modulo, che a questo punto però non si cambia più.
In questo momento però a sinistra, diceva Francesco, gioca Fiordaliso e non Mastrilli, ma secondo te è solo una questione temporanea oppure Fiordaliso sarà confermato in quella posizione? Io continuo a pensare che secondo me Fiordaliso può fare molto bene a destra, magari meno bene a sinistra, ma ci può giocare molto, molto bene anche a sinistra. Sì, però è chiaro che però sei un po' monco. Sì, sì, assolutamente. Sei un po' monco perché lui è un destro e quindi a sinistra è chiaro che non abbiamo visto molte azioni, molte discese. Ne abbiamo viste di più con Mastrilli, adesso magari verrò linciata, però qualche affondo in più con Mastrilli, con Mancino puro. Ma secondo te invertire le fasce, rimettere Fiordaliso a destra e spostare Ventolo a sinistra, si perde troppa spinta? Questo credo che possa essere invece una soluzione, perché Ventola ha più propensione ad attaccare ed è anche maggiormente ed è anche più bravo a rientrare sul destro e poi a crossare. È una cosa che ha fatto anche l'anno scorso, che ha fatto vedere di poter fare, quindi non è una soluzione tanto peregrina, insomma, potrebbe essere effettivamente percorribile per Maurizio. È chiaro che vanno trovate delle soluzioni per cercare di smuovere un po' qualcosina lì davanti, ma è un po' un fardello che il Teramo si porta dietro da due stagioni quasi e mezzo, perché non riesce, insomma, a servire al meglio gli attaccanti, fermo restando poi gli attaccanti hanno un po' di difficoltà a trovare la via del gol. Ti chiedevano da giornalista vero, caro Francesco, non come io e Dania che siamo qui per passare il tempo. I tre di centrocampo, questa sera siete ancora più fatta, grazie. Possono giocare lì erano lo fa rivedere, forse Spiga, con Ranieri e Proietti possono giocare insieme e Spiga potrebbe essere un'altra soluzione, con De Grazia liberato da proiettato solo con Ranieri, Proietti e Spighi possono giocare insieme, perché Ranieri può coprire la mediana di centrocampo e difesa, e con Ranieri abbiamo fatto 10 punti. Infatti mi viene da dire, perché tanto l'ho detto talmente a voce alta in tribuna, io il cambio di quando è entrato Zenuni tenendo Ranieri in panchina non è che l'abbia capito molto. Lo so che a Maurizio, se io l'ho capito o non l'ho capito non gliene frega niente, e con le critiche a Maurizio bisogna andarci piano, quindi state attenti voi che siete tutti i giorni al campo. Dico andarci piano nel senso, perché gli può dispiacere, che ne so, insomma. Detto questo, e quindi Ranieri per me, se entrava al posto di Zenuni, con tutto il rispetto per Zenuni, forse avrebbe dato un maggior apporto. La domanda del telespettatore dopo viene da pensare dove dovrebbe giocare De Grazia, che credo che sia in questo momento il giocatore uno dei più utili, uno dei più redditizi, uno dal rendimento maggiore. Certo, dentro l'area avversaria, sulla tre quarti, De Grazia può fare male all'avversario. Sì. C'è anche il telespettatore che dice sì, qui si parla dell'attacco, ma forse non c'è qualche problema anche nel reparto difensivo. È una cosa certamente siamo una delle squadre che ha preso più gol. È vero che non facciamo gol, però non si riesce mai, ossia ci avete fatto 0-0, 1-0 su autorete, quindi non abbiamo preso gol. Abbiamo avuto la fortuna che loro hanno fatto autorete al 96esimo. Sì, io non lo ricordo, perché becchiamo sempre gol o per la bravura dell'avversario, quindi vuol dire che ci sta la bravura dell'avversario, o per una leggerezza, o per una distrazione, o per un altro. E quindi torniamo però sempre a bomba a maggio, giugno e luglio scorsi. Evidentemente quando questa squadra è stato, questo organico è stato costruito, forse un tantinello di confusione, con tutto il rispetto e la fiducia che ho per Sandro Federico, forse qualcosina è stato. De Grazia può giocare da mezza punta e seconda punta. Io continuo sempre a dire che la prima volta che l'ho visto, e non giocava con il Teramo ma giocava contro il Teramo in un Teramo maceratese, giocava da esterno d'attacco con Colombi e con Turchetta dalla parte opposta. Grazie, secondo me può giocare dovunque.
Esatto, è uno di quei giocatori che tu puoi mettere dove ti pare. Al lavoro durante la settimana, sviluppare dei concetti. Al lavoro di qualche piccolo schema elementare per far rendere il giocatore, che sia De Grazia, che sia Bacio Terracino, sia... se continuiamo a giocare così, continueremo a vedere il Bacio Terracino visto nelle ultime partite, che non è il vero Bacio Terracino perché sappiamo il valore del giocatore, quindi qualcuno ci deve mettere riparo, perché se no... Ma il modulo non credo che cambi. No, no, io non mi riferisco al modulo, però... il modulo sono d'accordo, se ci rimettiamo una... becchiamo gol con tre difensori centrali, con due esterni, quindi con una difesa si suppone più coperta. No, io mi riferisco a Bacio Terracino, io credo che purtroppo debba adattarsi al ruolo. Il modulo è questo, ci mancherebbe altro. E ho capito, però se non ha le caratteristiche per poter fare la seconda punta, non lo so. Però devo lanciare la pubblicità, però stasera non la posso lanciare io. Facciamo lanciare. Dai. Vai. Pubblicità. A tra poco. Eccoci qua, seconda parte, adesso Saiettino si è alzato in piedi, giustamente, che scopre tutto il nostro studio, eccolo qua. Panoramica su Saiettino. Panoramica su Saiettino. La panoramica, eccolo qua, in tutta la sua altezza e grandezza, è davvero, davvero, però è bella, ti piace, il costume? Bel costume. Prima ci hanno scritto complimenti alla sartoria, sì. Ricordiamo, Nadia Vampa che ha realizzato il costume, è veramente molto, bello, molto carino, sì, sì. Veramente molto, molto bello. Ovviamente la divisa è quella bianco-rossa. Anche un mantellino. Un mantellino, vedi, nero. La coda, vai sulla coda, guarda lì. È un diavolo vero e proprio. Piano piano, eccolo qua, ci arriviamo fino alla fine. Eccola qua la coda, veramente molto, molto bella. Molto bugiri. Ecco, bravo. Va bene, va bene. Ok, ricordiamo a tutti che per tutti quelli che hanno votato ci sarà l'estrazione per una maglia e un pantaloncino della prima squadra, effettuato da Saiettino in persona e dal capitano Ivan Speranza in persona. Probabilmente a livello di altezza serviva Caidi, però probabilmente Speranza, è anche più alto. Diciamo che se l'estrazione la facevano lui e Bacio Terracino era un problema. Beh sì. Ma un po' di esperienza con Ferretti e Vitale farebbe male a questa squadra che prende tanti gol. Ferretti è attualmente fuori rosa, a meno che le cose ultimamente non siano cambiate nelle ultime ore, ma non ci risulta ancora. Anche se era in odore di reintegro, ma poi alcune settimane fa, ma poi effettivamente reintegro ancora non c'è stato. Vitale lo abbiamo visto poco, lo vediamo spesso in allenamento, effettivamente è uno che ha un piede ottimo, grande piede, grande sinistra, esperienza, forse gli manca ancora qualcosa un po' a livello di ritmo per essere effettivamente schierato. Però Maurizi ci ha tenuto a dire è uno che la partita la legge bene dalla panchina ed è uno che conosce abbastanza il calcio da dare delle indicazioni persino a lui che fa l'allenatore, che non è una cosa così scontata, non è una sciocchezza. Cioè, no, questo viene anche, secondo me, anche diretta conseguenza dell'esperienza che un giocatore poi ha nel corso degli anni, che accumula nel corso degli anni, ecco. Evidentemente non è una cosa comunque abbastanza comune alla fine, come invece si potrebbe pensare. Evidentemente lui è un ragazzo intelligente, riesce a leggere le partite comunque anche dalla panchina. È chiaro che resta un giocatore, è stato tesserato per fare il giocatore, non per fare il consigliere di Maurizio o qualsiasi altro allenatore. Di conseguenza, mancandogli ancora un po' di ritmo da Serie C, forse non è ancora il momento. È vero che Bacio Terracino a gennaio sarà venduto al Pescara, che noi sappiamo no. A oggi no. Poi è chiaro. Anche perché nel Pescara, Vitale, tra un po' rientrerà Capone, quindi insomma... Buonasera a tutti, volevo chiedere, ma la maglia di Saiettino da quanto tempo non la portiamo per una gara ufficiale? Ci scrive Paolo, perché molti, caro Francesco, a questa maglia sono affezionati, quella proprio sapessi, a righe bianco-rosse. Sapessi come sono affezionato io a questa maglia? Però nel passato, anni fa... Però c'è quest'anno.
Però ancora non è stata, se non utile, sì, anni male, fa dice che era una maglia, avete capito qualche, ma parlo di molti anni fa, la maglia che dice che non portava fortuna, forse perché magari c'è stata fatta una partita, non si è vinto. Con si è questa maglia, perdonami, con però, questa maglia, se non erro, questa è la maglia più che assomiglia molto a quella che il Teramo portava in Serie D, giusto Ania? Sì. Dico bene? Sì, sì. In Serie D il Teramo fece un anno questa maglia tra proprio. Tra le maglie storiche c'è questa e c'è quella blu con la banda orizzontale bianco-rossa. Che è stata riproposta quest'anno. Per tornare a Vitale, e poi tra l'altro sono stati tutti poco corretti nei confronti di Vitale dopo la fesseria che fece a Imola e io lo criticai tantissimo per quell'episodio, però poi da quella volta accantonato definitivamente da Zichella e ancora non preso in considerazione da Maurizi, ha ragione Agna che dice non ha il ritmo e tutto il resto. Il ritmo, oltre che con la continuità degli allenamenti, glielo fai trovare, magari gioca questa partita 15 minuti, magari 20 minuti, avendo un piede buono ed avendo buona predisposizione a portarsi verso la fase offensiva sulla fascia sinistra, una volta 5 minuti, ma che non l'abbiamo più visto in campo, mi sembra un tantinello fuori luogo. Ania, abbiamo rivisto le immagini di Bolzano, eravamo alla prima giornata di campionato, se Maurizio torna un po' indietro, ti offro questo spunto di riflessione. Abbiamo visto un'occasione al quarto d'ora del primo tempo in cui Piccioni praticamente può portare in vantaggio il Teramo. Qui siamo alla prima giornata di campionato, signori, può portare in vantaggio il Teramo. C'è una grandissima, è questa qua, discesa di Spighi, no, forse la prossima, però l'azione è simile, una discesa sulla destra, se non erro sempre di Spighi, pallone, eccolo qua, dentro Piccioni, grandissima parata di Offredi. Qui è stato bravo. Ok, mi ricorda, Ania, sai che cosa? L'occasione di Ciro Foggia a Mestre, sempre esordio di campionato dello scorso anno. Il minuto ci siamo, se non erro era intorno al 18° minuto. Quando si fece parare al portiere in uscita, non mi ricordo. Toccò il portiere, la palla uscì fuori. Qua Piccioni ha tirato bene, è stato bravissimo il però, portiere. Psicologicamente da quel momento in poi sia Piccioni che Foggia sono un po' bloccati. È vero che poi Foggia segnò su calcio di rigore contro il Ravenna, però magari andare subito in gol per un attaccante già la prima giornata di campionato può cambiare qualcosa, e se non ci vai fallirla cambia nell'altro senso? Sì, è chiaro che trovarlo subito sarebbe la cosa migliore. L'optimum. Però vedere i fantasmi già dopo la prima giornata mi sembra un po' eccessivo ed esagerato, insomma. Quindi di conseguenza sì, sicuramente un pochino avrà inciso quell'errore come ha inciso per Foggia, però poi di occasioni comunque ne ha avute per cercare di riscattarsi. Non tante, ribadisco, perché poi magari non arrivano così tanti palloni puliti agli attaccanti, però quelle che ha avuto le ha fallite anche in maniera abbastanza grossolana per certi versi. Quindi di conseguenza forse in questo momento basterebbe anche, sai, quel pallone che ti arriva casualmente, che tu casualmente lo butti oltre la linea di porta, ti trovi lì davanti e riesci finalmente a sbloccarti nella maniera più semplice del mondo, perché fare le cose complicate in questo momento per Piccioni è assolutamente difficile. Riproporre una conclusione come quella che abbiamo visto a Bolzano contro il Sottirolo in questo momento magari neanche con il pensiero gli verrebbe in mente, perché sarebbe un cercare un gol difficile che in questo momento lui sa di non poter fare, e quindi di conseguenza cerca le soluzioni più facili, magari a volte si incaponisce anche troppo perché prova a fare qualcosa di troppo rispetto a quello che dovrebbe fare. Di certo di buono fa del lavoro sporco, ci come mette, ho detto prima, si sbatte, si impegna, impegno, si abbassa a raccogliere palla, però è chiaro che per sbloccarsi deve trovare il gol, non sarà semplice. Ad Ania, magari ecco, in questo momento poco fortunato per Piccioni, se farlo giocare, se magari darlo un turno di riposo e cose del genere. Là bisogna vedere il carattere del giocatore, il rapporto all'interno della squadra, il rapporto dell'allenatore, la forza dell'allenatore, perché faccio un
paragone che potrebbe sembrare una bestemmia, ma non lo è, anzi, rafforza il fatto che mettere un giocatore momentaneamente fuori dopo aver giocato tante partite in un momento, in un periodo poco fortunato, poi va bene, perché se è vero che l'anno scorso in Serie A c'è stato un allenatore che ha fatto sedere Higuain e Dybala, e poi Higuain e Dybala hanno fatto quello che hanno fatto, quindi vuol dire che lì c'è anche la bravura dell'allenatore. Oddio, l'allenatore di cui sopra le alternative ce ne ha, eh? Con il dovuto paragone, le alternative ce l'abbiamo pure noi, perché provi a recuperare il miglior Piccioni, ma stiamo parlando, ripeto, di un giocatore che l'anno scorso ha fatto 11 gol, quindi significa che abbiamo fiducia in questo giocatore, provi a recuperare Piccioni e c'è l'alternativa Barbuti, provi a recuperare Bacio Terracino e c'è l'alternativa Zecca o magari De Grazia, che può giocare da trequartista proprio perché c'ha lo spunto nei 20 metri che può fare male all'avversario. Ci vuole un tantinello di fantasia e di bravura da parte di tutti. Ok, poi chiediamo un giudizio a Saitteo sulla probabile formazione di domenica contro la Virtus Verona, però Ania, ti facevano due domande, ti chiedo, perché dobbiamo ascoltare anche l'intervista che hai realizzato tu oggi con Riccardo Barbuti in gol proprio domenica, ti chiedono la prima cosa, ma se un giocatore, e si riferisce a Vitale, dopo 4 mesi non è ancora in condizione, che giocatore è? Ma non è che non è in condizione, è che evidentemente negli allenamenti prima Zichella e poi Maurizi stanno vedendo che non può garantire quell'apporto che magari serve invece a una squadra che deve salvarsi, e non dico dal punto di vista tecnico, dico dal punto di vista fisico, della tenuta. Perché, esatto, perché dal punto di vista tecnico non si discute Vitale per quello che è, per quel poco che abbiamo visto e che vediamo insomma negli allenamenti. Però schierare magari un giocatore in una squadra che non ha grandi certezze, se non quelle manifestate insomma per quelle 3 gare consecutive, che comunque sono state poche, e andare a rischiare, poi sai quante critiche prenderesti, Francesco? Io le critiche non le prenderei, perché proverei di tanto in tanto a risultato acquisito magari. Ma stai risultato acquisito, noi su 3-0, 3-0 con la San Benedettese. Anche il risultato non acquisito, perché ci sono stati, ripeto, dei cambi ultimamente, ma anche prima, che non hanno portato a nulla di positivo e che per tutti sono sembrati abbastanza fuori luogo. Non voglio dire sbagliato, allora tu fai entrare Vitale una volta, anche perché questo lo condivido, come cambi. Condividevo anche il discorso di prima che facevi su Ranieri, anche io mi sono chiesta perché è entrato Zenuni e non Ranieri, anche se non è una mezzala e non è neanche Proietti, se tutte e due dovessero giocare insieme, però è chiaro che in quel momento magari per cercare di gestire un po' meglio il pallone fai entrare un altro metodista. Ancora più rapidamente, Di Renzo. Di Renzo casualmente ho chiesto proprio oggi personalmente, perché anche a me era giunta qualche voce strana, però è un ragazzo che un po' di mal di schiena ne ha sempre sofferto, si è un po' riacutizzato, so che sta provando, ha ricominciato oggi a correre in separata sede su una superficie un po' più morbida, e quindi di conseguenza non dovrebbe mancare poi così tanto se questa terapia, se questo programma personalizzato effettivamente porterà beneficio. A proposito di attaccanti, ci ascoltiamo, intervistato da te, Riccardo Barbuti in gol domenica contro l'Albino Leffe. Riccardo, nel gol di domenica si è vista tutta la tua voglia di segnare, l'atteggiamento che comunque metti sempre in campo quando sei chiamato a entrare sul terreno di gioco, di massimo impegno per la maglia. Sì, diciamo che è un po' il mio dovere, nel senso che per forza uno deve entrare in campo e dare il 100%, sia per la società che per la città, per la maglia, per tutto. Nel gol l'ho cercato con rabbia, perché una palla così per un attaccante ne capitano poche, quindi bisogna assolutamente trovare il gol. È un momento in cui si parla tanto degli attaccanti, si parla tanto soprattutto anche di Gianmarco Piccioni, e si parla anche di te. Magari si dice che potresti meritare a questo punto anche un posto da titolare. Tu cosa rispondi? Ma decidere al mister, ma non è una competizione tra me e Piccioni, perché possiamo anche giocare insieme. Secondo me, come ho ripetuto, vedendo la gara nel primo tempo, penso che Bacio e Piccioni abbiamo fatto una gran buona gara, perché hanno fatto un lavoro sporco, ottimale, e abbiano messo in campo un sacrificio per la squadra
cioè da evidenziare, perché non tante punte riescono a fare questo lavoro sporco qui, e per una squadra che si deve salvare è importante. Le tre vittorie consecutive che sono arrivate all'arrivo di Maurizio, secondo te sono state l'effetto Maurizio che un po' poi è svanito, oppure qualcosa è mancato nelle ultime due partite? No, a Fermo abbiamo fatto una buona gara, ci sono stati un po' di episodi a nostro sfavore, ma a livello del gioco secondo me siamo stati bravi. Qua con l'Albino Leffe forse ci siamo abbassati un po' troppo, quindi dobbiamo lavorare magari per tenere la squadra un po' più alta nella metà campo avversaria, però per un pareggio contro una squadra che l'anno scorso è arrivata quindi in classifica non credo che bisogna amareggiarsi così tanto. Domenica c'è un'altra sfida a salvezza, perché così dice la classifica, in un campo un po' particolare perché è molto stretto, anche se in buonissime condizioni, può essere una valutazione da considerare anche in ottica, considerando i prossimi avversari? Beh sì, certo, adesso col mister lavoreremo per vedere i punti deboli dell'avversario, per andare là per vincere, per ottenere il bottino pieno, perché questo è sempre l'obiettivo di ogni partita quando scendiamo in campo. Sicuramente è una sfida a salvezza, i punti varranno a doppio e quindi ci sarà sicuramente da fare la guerra in mezzo al campo, perché non sarà una partita facile. Il pallino, questo è Riccardo Barbuti. Vi propongo adesso una formazione, chiaramente da qui alla partita di domenica siamo molto lontani, però Maurizio, me la fai vedere? Perché noi ci avremmo messo Barbuti a questo punto davanti. Innanzitutto dopo chiedo a Saitino se gli piace la formazione. Quindi, abbiamo fatto bene, Ania? Io non lo so, perché anche tu la stai vedendo adesso. È sostanzialmente la formazione di domenica con un solo cambio. Allora, dalle idee un po' che mi sono fatta, Barbuti credo che sia, anche se poi me l'ero fatta anche la settimana scorsa, invece partito titolare Piccioni, credo che il cambio di Barbuti a questo punto possa essere anche per scaramanzia dici? No, anche un dare merito insomma al ragazzo, okay, per quello che sta entrando. Volessi negare che gioca, ecco perché. No, sono d'accordo su Barbuti titolare, sono d'accordo su Baggio Terracino titolare. Ho il dubbio di Fiordaliso, non so se effettivamente Maurizio possa pensare di scambiarlo con Ventola già in questa fase. Ho il dubbio su Proietti, perché forse, ovviamente non togliendo nulla al ragazzo, non so se magari Maurizio sia tentato di fare un passettino indietro tornando su Ranieri titolare, però siamo a martedì, quindi i discorsi sono molto, molto prematuri. Non mi aspetto grandi cambi, perché ovviamente non ce ne sono stati dopo una sconfitta, non me ne aspetto neanche dopo un pareggio. Mi aspetto pochi cambi, uno o due al massimo. Barbuti è sicuramente uno di questi, l'altro può essere sull'esterno sinistro o nel ruolo di playmaker. Ti piace la formazione disegnata così? Anche perché Maurizio, caro Francesco, ci ha abituato che non cambia tantissimo. Secondo me in questo è stato bravo, cioè il fatto di aver capito che a questa squadra servivano delle certezze, quindi un 11 più o meno riconoscibile, sei d'accordo? Sì, l'unica alternativa potrebbe essere Zecca dall'inizio, secondo me, o no, ma forse dare ancora una prova a Baggio Terracino sarebbe più che giusto. Io a un giocatore come Proietti non rinuncerei mai, perché sul piano tattico è il giocatore migliore che abbiamo, pur in presenza di ottime prestazioni fornite da Ranieri. E poi, prendendo spunto dal messaggio che è comparso per un istante, non ci dimentichiamo che devono stare in campo i 99, i 98, sì, e sì, tutto il resto, e quindi a meno che il 99 c'ha 40 di febbre, ma se c'ha 39 e mezzo gioca lo stesso, e quindi non aggiungo altro. Vitale non gioca dall'inizio anche per quel motivo là, forse, però io credo che insomma, nella rotazione dei cambi, per provare ad avere tutti i giocatori in condizione, essere pronti in qualunque momento, Vitale e anche altri devono
giocare quella mezz'ora, quei 20 minuti, quei 10 minuti, per una continuità nel sentire il clima della partita. Intanto ci dicevano della staffetta come Mazzola, Rivera, Proietti, Ranieri, ma è anche giusto che se sono due giocatori che interpretano lo stesso ruolo e hanno caratteristiche comunque però non credo. Ricordiamo che il procuratore di Ranieri era un po' restio a far arrivare Ranieri a Teramo e l'ha fatto arrivare per farlo giocare. Quindi io non credo che Ranieri, giocando a fianco di Proietti, anche se il centrocampo è a tre, non è a due, possa rendere tanto ma tanto di meno, perché ho visto nel ragazzo buone qualità. Tatticamente sono due giocatori diversi, mi si passi il termine. Proietti, se vogliamo, è più, come possiamo dire, più non per il compitino che potrebbe sembrare una diminuzio, più per un gioco ordinato, più nel guidare la squadra e nel dare consigli ai compagni rispetto a Ranieri, anche per una questione di esperienza, ma secondo me stiamo parlando di due ottimi giocatori. Quanto tempo rimarrà ancora fuori Lewandowski? Il martedì sera facciamo nel bollettino medico. Esatto. Al momento è presto, in fortissimo dubbio, perché probabilmente servirà ancora un pochino di tempo per recuperare dalla lesione all'orecchio, al timpano dell'orecchio sinistro. Oggi non c'era all'allenamento, vediamo nei prossimi giorni, ma anche per quello che ha fatto Pacini, insomma, domenica scorsa, molto bravo, credo che possa partire titolare di nuovo lui a Verona e dare magari qualche giorno in più a Lewandowski per recuperare da un infortunio. Infatti, che insomma non è così semplice, è anche molto fastidioso da gestire. Poco fa ho detto che non rinuncerei mai a Proietti, quindi. Ma infatti noi l'abbiamo messo in campo. Lewandowski, Speranza, Caidi, Fiordaliso, Ventola, Spighi, Proietti, De Grazia, Bacio Terracino, Barbuti, Zecca. Buona serata, Sandro Mazza, che salutiamo. Quindi sarebbe... Ma ne sono 11? Speranza, sì, Speranza, Caidi, Fiordaliso, Ventola, Ventola, Spighi, Proietti, De Grazia. Ah, Bacio Terracino, forse... Ah, 3-4-3 però. 3-4-1-2 forse. No, forse 3-4-3, perché mette Bacio Terracino e Zecca sulle fasce, Barbuti centrale, e poi però De Grazia fa l'esterno a sinistra e Ventola fa l'esterno a destra con Spighi e Proietti in mezzo. Adesso stiamo entrando un po' troppo... Vabbè, un po' troppo nel tecnico. Troppo, ma innanzitutto, io però non ho chiesto se la formazione a Saiettino piace, quella che abbiamo disegnato. Ti piace sì o no? Sì, sì. Gli piace, gli piace. Piace. Ok, puoi fare anche... perfetto, esatto. Anche con... le manone. Anche con le manone. 59-24, cominciamo con i saluti. Che va tu... bene. Prossimo turno. Prossimo turno, certo, ce l'abbiamo? Certo, prossimo turno, assolutamente. Zia Mari, sì. Allora, perdonatemi, al volo, perché me l'ha mandata Marco De Antonis, che saluto, che sì, è dietro le quinte. Portiere Lewandowski, il primo Lewandowski sarà sottoposto domani, mercoledì, ad una visita di controllo dal dottor Romualdi, direttore WOC dell'Otorino Laringoiatria di Teramo, mentre per il secondo ha proseguito il programma di recupero finalizzato a un rientro in gruppo per la prossima settimana, quindi nella settimana che ci porterà a Teramo Gianna Lewandowski? Di Renzo. Ah, di Renzo. Invece Lewandowski domani visita, fa la visita specialistica. Fa la visita, va bene, vediamo il prossimo turno. Allora, Ania, sei tu che dai consigli a Maurizio, ma chi ve l'ha detto che sono uguali Proietti deve dare palla agli attaccanti e Ranieri deve impostare il gioco per la difesa e centrocampista. Proietti e Ranieri hanno giocato insieme con Spighi, insieme a Spighi con Zichella, sì. Sì, va bene. Guardate, è solo una questione di come si lavora, di che cosa. Questo io sono d'accordo invece con questo messaggio. È che non hai 90 minuti, ha solo un quarto d'ora. Per io, ma nemmeno. Forse. Ma che quarto d'ora, ma magari. Forcello del sino sinistro. Comunque io non do consigli a voi. Alle scale. No, lei non dà consigli a voi. Finiamola con questo mai fatto. Però che non, non mi sembra che Proietti e Ranieri insieme abbiano dato. Ma non mi ecco, però non mi sembra che i giocatori di qualità non possano stare insieme in campo. Non scherziamo. Fanno lo stesso ruolo. No, non è lo stesso. Che stesso ruolo. Va bene, prossimo turno domenica alle 14. 14:30 Fermana Fano, Gubbio Giana, Imolese Ternana, Monza Pordenone, San Benedettese, Feralpi Salò, Virtus Vecon, Verona Teramo. Questa partita particolare perché, e io non lo sapevo, e sono, ammetto la mia ignoranza, presidente e allenatore sono la stessa persona. Ma da tantissimo. Proietti deve giocare sempre, ci scrivono.
presidente allenatore del Verona. Sono la stessa persona. Tu come la vedresti mai una cosa del genere? Come tutto può essere, vabbè, questi venivano, si sono ritrovati Luigi in Serie C con bravura. Gigi Fresco. Si autoconferma. Tutto. Si autoconferma. Cioè, ma sai, il presidente non sente caldo sotto i riflettori con il Cosumi, abbiamo già chiesto, ha detto un po', ma secondo me è stato, siccome è educato Saiettino ed è giusto, ha un po' smorzato, secondo me sta la sauna morendo. Evidentemente altre partite sono delle 18:30. Il presidente del Verona deve amare talmente il calcio che vuole fare pure l'allenatore. Ci tanti soldi li metto io. Mentre vediamo così, Ma l'anno prossimo lo farà Campitelli. Mentre vi saluto, fermi. Sono 22:02, ciao Francesco. Ciao, forza ciao. Teramo. Ciao Ania. Ciao, grazie a tutti. Allora, noi siamo in chiusura, fatemi salutare la mascotte del Teramo. Eccola qua, voi saluta tutti. Tutti i tifosi ovviamente del Teramo. Saiettino lo ritroverete domenica 25 novembre al Bonolis, Teramo Gian Erminio, partita fondamentale, poi anche la settimana successiva per Teramo Renate, ovviamente. Ci facciamo una buffata di Saiettino. Ma esatto, magari prima fate una buffata e poi andate allo stadio. Comunque io ricordo sempre l'ideazione di Marco Volpone e Mauro De Puluceno, creazione laboratorio sartoriale Nadia Vampa, via Trento e Trieste, Teramo. Ringrazio veramente, perché insomma è stato molto simpatico questa sera. Ringrazio l'area comunicazione e marketing della Teramo Calcio, perché era anche un modo per far vedere un personaggio nuovo di questa squadra, perché è tornata comunque una mascotte, ed è una mascotte molto simpatica, molto bella, l'abbiamo vista anche palleggiare. È entrato in società. Grazie Saiettino per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito e siete stati in tanti, davvero. Alcuni abbiamo risposto, alcuni no, ma vi vogliamo bene a tutti quanti, davvero. Ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Ciao.